Ciao a tutti, amore miei, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Stavolta mi sono fatto male. Ogni tanto esagero, mi sarà capitato 3-4 volte poi esagerato, mi sono fatto veramente male stavolta. Oggi, ragazzi miei, andiamo a fare la quaglia. E voi direte, sì, che buona quaglia ripiena. No, basta, basta sta quaglia ripiena che ha rotto veramente le quaglie. Andiamo a fare la quaglia alla cacciatora con salsa di gorgonzola, fatta da me, mia ricetta, e andiamo a vedere, come sempre, facilissima, semplicissima, spiegata nella maniera più elementare possibile, perché la cucina è sorriso e semplicità, altrimenti diventa per pochi. E io non voglio che la cucina sia per pochi, deve essere per tutti, ok? Come l'italiano per me. Andiamo a vedere. Qui abbiamo la nostra quaglietta già aperta, la vado a tagliare in quattro, perché voglio dei pezzettini, non voglio la classica quagliona tutta intera. La quaglia è così, così grande che si può fare anche a pezzi. Allora, padella sul fuoco, ok? Fuoco medio-alto, non deve essere bassissimo. Facciamo scaldare prima un pochino l'olio. Quando vedete che l'olio circola bene in padella, significa che la padella è calda. Ovviamente non deve fumare, non deve essere bollente, altrimenti vi spezzo le falangi. Andiamo a mettere la nostra quaglietta in padella. Così, ma che bella. Allora, la quaglia ha una particolarità: se non mettete il sale non sale in cazzo. Ecco qua. Quindi un po' di sale, pepe, e la lasciamo dorare piano piano. Allora, dopo 2 o 3 minuti andiamo a girare così, e guardate che è già bella doratina, come piace a me. A me piace la pelle dorata, vedete che figa. Ignoranti! Allora, andiamo, una volta girata, andiamo a mettere le olive, i capperi che ho un po' tagliato, capperi mettetene perché si deve sentire, eh? Uno spicchio d'aglio grattugiato, no, è tritato, così come è tritato il rosmarino. Questo, mamma mia ragazzi, ha un odore, è quello di casa mia, quello dell'orticello personale, odore assurdo. E a passione, andiamo a mettere 2 filetti di alice. Mamma mia che odore che sta salendo, è spettacolo. Un pochino di vino, vi piace il vino? Vi piace il vino? E se non vi piace, a me che cosa me ne può fregare? Vino! Qua è così, non esiste cacciatora senza vino. Una volta evaporata la parte alcolica, vado a mettere un bicchiere di brodo di carne, esatto, quello che ho fatto in precedenza in un altro video, il brodo di carne della signora Maria, andatela a vedere se non l'avete vista, ne fate tanto, così che vi avanza per i giorni successivi. Il brodo in cucina, ragazzi, è un elemento importantissimo, perché serve per tutto. Alziamo un pochino la fiamma media e mettiamo il coperchio, facciamo cucinare per 5 minuti. Allora, adesso dopo 5 minuti scarsi, perché la quaglia non è che ha tanti minuti di cottura, ok? Andiamo a mettere il gorgonzola. Io l'ho fatto a tocchettini infarinati, così che una volta sciolto mi darà, oltre al sapore irresistibile, ragazzi, il gorgonzola è patrimonio dell'UNESCO. Quindi, oltre a darmi un sapore irresistibile, mi andrà a formare una cremina fantastica, sempre mantenendo una fiamma media. Non esageriamo, non andiamo di corsa, altrimenti vi spezzo. Bravissimi. Allora, ci siamo, stiamo andando al piatto. Eccoci qua, mettiamo le nostre olivette, la nostra bella salsina sopra. Guardate che bella crema al gorgonzola che è uscito fuori. Gorgonzola e cacciatore insieme, ragazzi. Questa non è che stiamo a giocare a calcio, eh? Qua stiamo creando, qui stiamo creando, mamma mia. Allora, cuccioli a casa, guardate qui, guardate che spettacolo, guardate che crema deliziosa al gorgonzola che si unisce con la cacciatora classica
della quaglia, madonna mia, è assurdo, un odore meraviglioso davvero. Adesso cosa facciamo noi? Ce lo gustiamo. Mamma mia, che odore. Carni tenerissime, ci metto l'olivetta, perché l'olivetta ci va e si mangia. Allora, su questo piatto c'è veramente poco da dire. Andiamo a assaggiare. Spettacolo puro. La giusta quantità di gorgonzola. Attenzione, avete visto quanto l'ho messa? Sì e no, saranno stati 20 grammi tutto. Ho fatto 4 tocchettini, l'ho infarinati, li ho messi in padella così che mi hanno creato quella salsina che avete visto. E il sapore della quaglia alla cacciatora mischiato col gorgonzola nella giusta misura, deve essere equa, nessun sapore deve superare l'altro, e viene un piatto davvero della signora Maria. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, grazie mille di essere stati con me, mettete un like, mi fate un favore enorme e ci vediamo alla prossima. Niam!